Arrivo? Ok. Tu dicevi così, quindi fuori, uno, due, tre, due ne hanno un altro, hai capito vero? Hai tagliato fratello il cocco? No, c'è no, da bere, non da tagliare. Serve un altro, già il taglia qua. Un po'. Ah, ecco il macello. Ma quello tutto giù. Lo taglio, dai. Lo prendete in giro, no, no. Mettiamo. Apri la bocca. Le metti va bene. È vuoto? È un gioco, no? Abbiamo detto. Va bene. È finito, è vuoto. Finito anche questo, fratello. Sì, volete di più? No, 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 tranquillo, fratello. Tanto. No, non butti via no, questo no, no, perché. Non buttare via cocchi che. No. Sì, perché questo diventano tazze. Come stai? Bene. Piccolina. Antonello, sei bella di padella. Il mio vero io. Per cui donerò come un vero fratello un tozzo di crackers. Ridatemi il mio tozzo di crackers. Rivoglio il mio tozzo di crackers. A me mi piace tenere in bocca. Tieni. Sì. Donerò a tutti la mia tieni. Io non ho fame, dai. Non fa niente, te lo tieni, è un regalo, cioè non è che adesso me lo devo tenere. Lo mangi domani. Ecco non servono per domani, no. L'invito per domani a colazione. Ecco, un regalo, anche a te. L'invito da parte, io faccio, vedo domani. Cosa faccio, a te? Ce lo mangiamo, Ida. Fate un regalo, ancora lavarci i denti, anche tu. Io lo tengo in bocca, così non rimane di più. Allora, lo tenete in bocca così intero, senza, succhiando. Tanto, se la facciamo, ce la facciamo, pulito. No, ma io direi di portarlo là, veramente. Sennò dobbiamo fare sempre. Portiamola tutta, sta roba. Più sali, meno minerali. Bevi anche tu, meno sali, più minerali. No, mi fa schifo questa roba. No, devi berla, Patti, sennò diventi deperita, ferma. Non vi preoccupate, ce legala, la faccio. Legala, Ale, legala, legala, legala. Fa legala, schifo anche a me, chi non beva, ma a me. Dai, fermiamola, fermala, legala non vuole bere i sali minerali. Bevi. Più sali, bevi. Meno minerali. Bevi. Fermala. Ma no, stai schifando, è una delle poche cose che possiamo. Devi berla per forza, dai. Vai, vai, bevi. Vai. È salva, è salva. Ah, vorrei capire di che è stata questa idea di venire qua. Non so, io ti ho seguito a te. Ah, sì? Chi hai seguito? Oh, no, no. Niente. No, tutto schizzato. A destra, su. Ma guarda, sta andando sul ramo, guarda dove è andato. Qua? Preso. Bravo, Franci, sei tutto noi, sei tutti noi. L'hai preso? C'è un granchio minuscolo che non mangeremo mai. No. Cacchio, è caduto. Caduto, ma va, basta, non si può, guarda. Dai, ormai è ucciso, era vivo. Ora, come 12 persone che notoriamente e abitualmente vivono straviziati dal mondo possono sopravvivere su un'isola deserta? Allora, comincia tu, perché sei qua? Ma io sono qua perché sono appassionato dei reality show e perché secondo me è il mezzo di comunicazione più potente che ci sia in questo momento in circolazione. E quindi siccome il mio lavoro è comunicare e so la potenza della comunicazione è devastante ed è bella quando fatta in modo positivo, ho deciso di venire qua. Applauso. Tabi, perché sei qui? Un'opportunità per smettere sigarette, per migliorare... Smoking? Sì, sigarette. Sì. Allora, per migliorare il mio italiano e per reinventarmi. Primo, per smettere di fumare, una cosa fondamentale. Secondo, come diceva Gabi, è per, come dire, reinventarmi. E
poi per conoscere gente nuova nel mondo dello spettacolo. Sempre calciatore, sai? E anche, calciatore. Sì, sì, cioè, capito? Il mondo dello spettacolo fa piacere, credo, quindi. Piano, 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 piano. Riso crudo. Mamma mia. Io ho mangiato pure le telline, che mai al mondo le mangerei. Le telline sono i cipicipi? Quelle robe della sabbia. Vongole piccolissime. Piccolissime. Che l'acqua è sporca. Secondo me sono... L'hai mangiato crudo? Crudo, stamattina. Probabilmente sono quelle che ha fatto star male. No, perché a te non sei stata male. Ma Totò a un certo punto, è svenuto. L'umidità tu è svenuto. Ci ha detto Totò a svenire. Ci ha voluto prendere così. Dai qua. E veramente. Io ho mai visto. È stato veramente brutto. No, perché sei vomito una volta, due volte. Infatti, ma questo l'ho vomitato 18 volte. Dove è verde vomitavo? Bile. La bile. Mamma mia. Le pile vomitavo. Le pile vomitavo. Ma io sono venuta andare in bagno, in che senso mi stavo male? Anch'io sto male. Ho fame. No, sto meglio della tre volte. Paolo! Paolo, tu non puoi continuare così. Sono mosche diverse queste, tutte grosse, eh? Sono mosche diverse. Noi dobbiamo un po' pulire quelle. Io ho male di pancia. Ancora? Ho una torta di pelle. Sono una tarantola, eccomi qua, il mio nome è Tarantolina, non mi ferma, muovi la zampa, de qua e de là. Tocca l'anto, non te ferma. Ballava così, capito? Tu le devi viziare, le donne, qua. No, perché lei appena si sveglia le due frasi che dice ripetutamente è o caldo o fame. Ma va? Sì, sono le frasi. O caldo o fame, lei accende l'aria condizionata a meno 14 gradi. E tra l'altro non l'accende su di lei, ma su quello che gli sta di fianco, che sono io. Non è vero, tu va tutta la casa. Allora dargli in faccia questa aria condizionata, questo fucilata. Che ti svegli, ti senti Messner talmente lei è fucilata di aria condizionata. Cominci altissima. Ma tempo di elettroshock. È vero, adesso me lo faccio. O caldo o fame. E sono messaggi subliminali come per dirti vai a prendere da mangiare. Spiaggia se non altri diversi. È un po' più pulito, un po' più aperto qua sembra. Io purtroppo proverei a aprire, come ci hanno detto di aprirlo col bastone, che c'è Davide, si è aperto la mano da qua a qua. È impossibile così, quel cacchio fai. Qua sull'isola è tutto diverso, anche le palle. Anche l'acqua me l'ho persa tu. Non
vuole il coltellino per... Ero rosso. Bene, con la seghetta, con la tanto parte. Vabbè, adesso